Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Nel Vangelo Gesù si trova al Tempio e nel Tempio trova uno spettacolo piuttosto sconfortante. Perché? Trova venditori di buoi, pecore e colombe. Come mai trova questi venditori di buoi, pecore e colombe? Perché erano animali usati per i sacrifici. Quindi chi andava al Tempio a espiare i peccati comperava una colomba se il peccato era piccolo, una pecora, un buoi se il peccato era grande, una pecora, un bue se il peccato era grande, li offriva in sacrificio ai sacerdoti e il peccato veniva espiato. Quindi allora Gesù vede questa scena e dice: non c'entra niente tutto questo col sacrificio al Signore. Lui poi istituisce quel sacrificio, l'Eucaristia, una volta soltanto. Quindi prende una frusta e caccia via tutti. Notate che questi animali venivano pagati. Quindi i sacerdoti vivevano di quei soldi, campavano di questo commercio del Tempio. Per cui Gesù impoverisce il Tempio, toglie soldi ai sacerdoti. E questa è anche una causa di morte. Lo fanno morire anche per questo, perché dice: se Gesù ci toglie il denaro, non possiamo andare avanti. Ecco allora che viene messo in croce. I discepoli si ricordano di una profezia. La profezia diceva: lo zelo per la tua casa mi divora. Era talmente attaccato al Tempio, casa del Padre, che appunto compie queste azioni violente, si può dire violente, perché comincia a frustare la gente. E allora risponde: io faccio queste cose perché? Perché se distruggete questo Tempio, cioè il suo corpo, in 3 giorni risorgerò. E qui annuncia la sua resurrezione. Il vero Tempio è il suo corpo. E questo Tempio risorgerà, cioè tornerà in vita. E questa profezia sarà capita soltanto poi dai discepoli, che si ricordavano che Gesù aveva della risurrezione. Quindi, vedete, la risurrezione è quanto attende anche noi. Moriremo un giorno, però poi torneremo in vita con un corpo che non sappiamo quale sia, però torneremo in vita. Quindi dalla morte passeremo alla vita, anche per esempio con la confessione. Quando siamo morti dentro col peccato mortale, possiamo confessarci e tornare alla vita. Sì, lo da Gesù Cristo. Amen.